una base di assaggi e di degustazioni di eccellenze artigianali. Dobbiamo ringraziare per questo concorso l'idea del nostro sponsor Cesarin, che tra poco prenderà la parola, dell'organizzazione di Emanuele Giordano e di High Quality Italy. Quindi io veramente devo fare i miei complimenti a questa organizzazione per questa fiera nazionale del panettone, che oramai non solo ha preso il volo, ma sta decisamente conquistando tutto il grande pubblico, e lo attestano veramente le grandi presenze che si sono alternate in questi due giorni qui alla Sempre Adriano. Allora, intanto io vorrei dare la parola al dottor Scarozza, che rappresenta appunto la Cesarini, e chiederti davvero come è nata l'idea di questo concorso e di sperimentarla proprio qui alla Fiera Nazionale del Panettone. Grazie per la pausa, dottor Scarozza. Buonasera, innanzitutto ringrazio dell'opportunità che anche Emanuele ci ha offerto, quello di poter dare maggior visibilità a un'azienda che già da molti anni è presente sul panorama italiano. L'azienda che sempre ha prodotto frutta candita di qualità, e soltanto negli ultimi anni si è avvicinata sempre più attivamente alla pasticceria di qualità, la pasticceria che ha come unico desiderio, come unico messaggio, quello di portare al di fuori delle proprie mura la serenità che quando si mangia un prodotto artigianale al suo interno si possono trovare l'elite dei prodotti italiani. Il panettone sta pian piano diventando in qualche modo un prodotto che ci riconosce a livello mondiale, e lo sforzo che stiamo facendo tutti insieme è quello proprio di rendere il panettone un po' l'immagine dell'Italia, almeno il parco del Dociano. Facciamo questa tempo, abbiamo deciso di organizzare questo piccolo concorso, che è un piccolo perché è la prima edizione, magari saremo poi più bravi nei prossimi anni, lasciando a voi la possibilità di scegliere quello che voi reputavate il miglior assortimento e la migliore idea di panettone. Lo abbiamo fatto con i prodotti della Cesarin, quindi i nostri maestri pasticceri hanno realizzato i prodotti utilizzando i prodotti della Cesarin, e hanno portato sul nostro tavolo le loro realizzazioni. Detto questo, sono estremamente lieto, ringrazio tutti i partecipanti nelle loro opere per quello che ci hanno potuto permettere di fare. Lascio la parola a Nicola Fiasconaro, lo conosco da 20 anni. Io cominciavo il mio percorso con Cesarino e lui cominciava a scocchiarsi le mani in pasticceria, ma il papà già lo precedeva, per cui siamo cresciuti insieme e sono felicissimo che possa essere lui a premiare il vincitore di questa manifestazione. Grazie Nicola, grazie a tutti. Grazie, un bel applauso al rappresentante di Cesarino. Nicola Fiasconaro è veramente un grande maestro d'eccellenza, qua ce ne sono dei grandi maestri, soprattutto qui è presente la qualità, e la qualità viene garantita veramente da un comitato selezionatore importante ed intraprendente. Nicola, tu sei qui e hai seguito la Fiera Nazionale del Panettone dall'inizio, quindi da te vogliamo capire come è nata la sinergia, quanto è stato, soprattutto come continua questa avventura a fianco di Emanuele Giordano, che è stato ai cuori. Grazie Nicola. Buonasera a tutti, è bello vedere tanta gente appassionata del dolce più importante, come dire, per antonomasia più prestigioso in Italia per il mondo, il panettone. Io sin da ragazzo mi sono cimentato su queste paste agile, su mio madre, e la non cultura siciliana, insomma, io vengo da una regione dove c'è la cassata che è la regina, il principe che è il cannolo, ma mi sono innamorato di questa semplice pallina di acqua e farina del panettone. Con Emanuele 9 anni fa vieni a Castelbuoni a trovarmi, lui era reduce da una laurea che ha fatto sulle industrie del panettone, questa cosa mi ha molto intrigato, incuriosito, e in un anno i primi incontro a Emanuele in Piazza di Spagna, le prime edizioni, poca gente, ma oggi vedere
di questo entusiasmo, ma soprattutto 25 grandi artigiani e quelli che hanno partecipato. Abbiamo avuto modo di capire la qualità delle materie prime, che l'azienda che Mafro rappresenta, che è tra le eccellenze più importanti italiane, e quindi sono ben lieto di essere qui a dare un riconoscimento al vincitore. Noi un po' abbiamo preferito essere un po' non inseriti nel contesto della gara, insomma, non aveva appunto per noi nessun senso, ma siamo ben lieto e orgogliosi di essere qui a partecipare con i vincitori. Grazie. Oggi parliamo di tutto e meriti, però nello stesso tempo questo discorso lo potremmo essere.
quindi stiamo cercando di fare il sistema alle persone che hanno piacere di portare quello che è la nostra Italia e dire, permetto di dire, anche storicamente è stato proposto e purtroppo ce la siamo dimenticata anche noi. Non smettiamo di avere coraggio, non smettiamo di avere passione, perché è bello, vincere ci può rendere veramente vincenti, fare la differenza su un mondo migliore. E mi permetto di dire che comunque in qualità si parla tanto, ma prima dobbiamo partire da noi stessi. E ai cuori d'Italia cerca le persone, cerca di fare una selezione e quindi speriamo di piacere agli altri e speriamo di trovare persone che con noi vogliono fare un percorso vincente, perché viene sentito tutto dal cuore. Io ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti e adesso siamo curiosi di vedere chi ha capito questo concorso, però mi permetto di dire che tutti i partecipanti hanno portato, hanno reso magica questo evento, anche i nostri ospiti lo hanno arricchito, ma soprattutto i nostri produttori, i nostri maestri ci hanno raccontato delle storie meravigliose, ci hanno testimoniato che si può partire dal basso e andare verso l'alto. Io auguro a tutti di andare e arrivare al settimo cielo. Buonasera a tutti, questa mattina abbiamo fatto un cenno, adesso questo assist che mi viene da Camilla, che ringrazio a nome di tutti perché si sacrifica di domenica di venire da noi, giornalista della RAI, venire qui, questa è la passione che diceva Giuliana, questa è la passione che ci accompagna e non è fare sistema il nostro, perché il salottiero facciamo sistema, facciamo squadra, facciamo rete. Ne abbiamo piene le tasche, dobbiamo rimboccarci le maniche per un solo motivo, perché il DNA delle nostre aziende è micro, le nostre aziende sono da 1 a 9 addetti per il 97%, e così vale per l'Europa che ha più di 2 milioni di aziende micro, piccole e medie. Come fa un'azienda micro a stare sui nuovi mercati dove ci sono bacini di utenza di miliardi di persone che possono comprare i nostri prodotti, in questo caso il panettone che il fiascolano lo fa tutto l'anno? Con una rete d'impresa, noi abbiamo studiato il distretto industriale, il consorzio e la cooperativa, il grappolo, il cluster, che prima era circoscritto a un territorio. Oggi le nostre micro aziende, per poter esportare 2, 3, 4 containers in Cina, in India, in Russia, in Brasile, hanno bisogno di aziende che possono offrire quella quantità di prodotto. E dove non ce la fa una micro impresa, si aggregano anche le altre. In una rete di imprese che grazie alla nuova programmazione economica 2014-2020 risponde alla domanda, potranno avere finanziamenti e aiuti per creare occupazione e sviluppo. Questo è il concetto che dobbiamo instaurare. Poi vi do una bellissima notizia, l'agroalimentare, questo settore, è il primo settore energologico, assieme a quello delle altre 4A, abbigliamento, automobile, arredocasa, automotive, accoglienza, welcome, turismo culturale, agroalimentare, art design, tutte A meravigliose, campioni del mondo. Noi con questo agroalimentare abbiamo visto i giovani iscriversi nelle facoltà di agraria in maniera esponenziale, i dati lo dimostrano. Quindi andare su internet e vedere cosa sta succedendo in questo momento è una cosa spettacolare. Come dite, allora le altre cose che può fare il governo. Noi come Presidenza del Consiglio abbiamo creato una cabina di regia con i vari ministeri, per lo sviluppo economico, l'agricoltura, l'ambiente, per affiancare le aziende in un processo di internazionalizzazione. Perché noi siamo solo un paese che esporta ombre. Non abbiamo gas e petrolio dalla Cina perché ci farebbero la ferrovia per i sassi di materia e il ponte sullo stretto, ma abbiamo la bellezza, il lifestyle. Quindi noi cercheremo con la nuova programmazione, non vi dico i miliardi che ci stanno a disposizione per poter
dobbiamo presentare progetti, non ce la prendiamo poi con nessuno se non riusciamo a spendere questi soldi, perché nel 2007-2013 ci abbiamo rimesso 20 miliardi che avrebbero creato la nascita di un'azienda, avrebbero creato sviluppo e avrebbero creato occupazione. Non vi voglio tagliare, però sappiate che il nostro sistema produttivo è questo, quelle che vedete oggi sono tutte piccole e micro aziende che noi cercheremo di creare in una rete di impresa di andare oltre l'oceano, perché il mondo ancora non ci conosce molto bene, ci conoscono per la Ferrari e per la scuola di calcio, ma c'è tanto 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 altro di più. Io seguo la Cina da 16 anni, sono 1.400.000 di persone stanchi del francese, vogliono l'Italia, il made in Italy. E se a Firenze Dostoevsky se lo prendeva come domanda affacciandosi al balcone degli Uffizi quando scriveva l'idiota, la bellezza salverà il mondo, Giovanni Paolo lo diceva, la bellezza salverà il mondo, il bello ci salverà, che è l'Italia. Del concorso
il panettone selezione è salme riso. Il pan cassata c'è un rappresentante e come no se c'è l'arrivo
con altra menzione per la pasticceria Max, per il pan Briaco. Un applauso. Pasticceria Max! Siamo veramente fieri dei nostri maestri pasticceri, delle loro aziende. Rigorosamente a produzione artigianale. Eccolo qua, complimenti, bellissimi. Bene, e ancora? Concludiamo, ma non è importante. Sono tutti importanti allo stesso modo, tutte le aziende che hanno partecipato sono di eccellenza. Diamo una menzione speciale alla pasticceria Totò per il panettone al pistacchio. Panettone al pistacchio per la pasticceria Totò, che sempre sa distinguersi per la tua eccellenza. Eccoli qua, bravi, bravi, bravi. Eccoli. Ancora una volta da quelle Giordano con l'avvocato D'Antuono per i tuoi titoli e ancora una volta la grande qualità che viene premiata alla fiera nazionale del panettone. Io gradirei fare un ringraziamento speciale a Emanuele Giordano, ma anche alla nostra voce femminile di Camilla, che ha reso ancora più speciale Rock, chills, and pain. Repeat the sounding.